Cari amici, bentornati in questo nuovo episodio. Oggi parliamo di lamentela, questa forza ciclica che fa entrare in un loop di distruzione, perché effettivamente è una forza distruttiva nei confronti di se stessi e nei confronti delle altre persone. E allora comprendiamo insieme cosa innesca il meccanismo della lamentela e come gestire le persone che si lamentano o relazionarci anche nei confronti di un nostro comportamento di base di lamentela. Ma prima di procedere con il tema dell'episodio di oggi, ti ricordo che se vuoi ricevere, oltre a questi video, uno stimolo, un suggerimento, uno spunto di riflessione giornaliero per migliorare la tua vita, ti invito ad iscriverti al nostro training alla gioia gratuito su WhatsApp. Basta inviarmi un messaggio con su scritto la parola consiglio al 329-3211-971, che comunque ti lascio tutti i riferimenti in descrizione e nei commenti per iniziare questo viaggio insieme. E adesso procediamo con il tema della puntata di oggi. La lamentela, che quindi, come dicevamo prima, è una forza ciclica in cui si rimane incastrati partendo da un presupposto, che quando affrontiamo un ostacolo, un problema, ci convinciamo di non poterlo risolvere, ci convinciamo di non poter andare oltre quello che blocca la nostra strada. E allora, se usciamo dal nostro percorso, ecco che è facile rimanere incastrati nel meccanismo della lamentela. Una lamentela che comunque, piano piano, richiede sempre meno sforzo da mettere in atto e diventa una vera e propria abitudine. Le persone che si lamentano comunque, dobbiamo considerare il fatto che manifestano un certo disagio, cioè stanno male effettivamente per la situazione che vivono. E questo dentro di loro causa una ricerca del colpevole, cioè che cos'è che mi fa stare male? E questa ricerca avviene sempre verso un responsabile all'esterno. E lì è molto facile farlo. Perché? Perché il primo personaggio, la prima persona che cade a tiro, allora ecco che ce la possiamo prendere con loro. E quindi la persona che è un compagno o una compagna della coppia, gli amici, i parenti, andando gerarchicamente sempre più in alto e sempre più lontani da sé, fino a prendersela con le istituzioni, con lo Stato, con la scuola. Lì oggi quante di queste lamentele ascoltiamo? Basta prendere la tematica del lavoro e allora lo Stato che non ci dà il lavoro, la tematica degli immigrati, oppure in situazioni ancora più personali, quando ci si sente malcapitati rispetto alla sfortuna, quindi tutto capita a me. Ecco, è come se eventi esterni, persone all'esterno, fossero responsabili di uno stato d'animo non utile, non funzionale, responsabili del malessere personale. Ecco, e questo genera una conferma della convinzione di fondo, la convinzione di partenza. E come vedi, quindi, il ciclo si è innescato ed è pronto per riprodursi. Entrare in contatto con persone che si lamentano oggi è molto facile. Basta accendere la TV, aprire qualsiasi canale in cui ci sia un dibattito per vedere due modalità. Una è quella dell'accusa, una è quella della lamentela rispetto alle mancanze delle altre persone, ma il mezzo e lo strumento eccezionale in questo sono i social network. Nei social oggi non sei solo spettatore, ma puoi partecipare attivamente alle lamentele degli altri, lasciare un commento, esprimere la tua opinione. E quindi i modi per entrare in contatto con queste persone sono due. Uno è quello di cercare di ragionare, portare avanti le proprie ragioni per confutare quelle dell'altro, e questo quindi è uno scontro ad armi pari per la lotta dello stesso territorio. E va da sé che si finisce con il conflitto, e il conflitto genera rabbia, la rabbia è distruttiva per sé e per gli altri, e siamo di nuovo al punto di partenza. E l'altro invece è quello di assecondare le persone che si lamentano, cioè cercare di vederle come persone che hanno bisogno di sfogarsi, hanno bisogno di prendersela con qualcuno. Allora sì, dai, puoi prendertela con qualcuno, io sono qui ad ascoltarti, non preoccuparti. Non capendo che questo atteggiamento passivo in realtà nasconde un meccanismo molto più subdolo, che è quello di prosciugare le energie. Cioè mettersi in una posizione superiore per buttarti giù, letteralmente. E spesso questo si conclude con il portarti dalla loro parte, come risucchiarti nel vortice della lamentela e diventare parte attiva di una causa che però non ha uno scopo e non ha una fine. Tra l'altro, comunque la persona che si lamenta lo fa perché ne trae un beneficio. E il beneficio può essere proprio questo, il fatto di portarti dalla loro parte. E allora, come gestire le persone che si lamentano? Come comportarsi e relazionarsi con loro?
Ti do tre suggerimenti, di cui il primo è molto semplice, è facilissimo e logico, cioè quello di difenderti, preservarti. E in che modo se non evitando il contatto con persone che si lamentano o comunque evitando i contesti in cui c'è una grande presenza di persone che si lamentano. Ecco, questo è molto facile, basta avere il coraggio di fare questa scelta, imporsela e costruire questa buona abitudine per il proprio benessere. Secondo caso invece, secondo punto, è quello di disinnescare il meccanismo della lamentela, soprattutto nelle persone più vicine, quali gli amici, i parenti, la famiglia. E questo già è molto più complicato, perché richiede una grande dose di coraggio. Lì, per dire a una persona in modo assertivo, guarda, mi sembra che questo discorso l'abbiamo affrontato più volte, non siamo arrivati a una fine, a una conclusione, possiamo cercare di andare avanti. Ecco, per fare questo e smontare il meccanismo della lamentela nell'altro, incombe la paura. La paura di essere giudicato, la paura di essere rifiutato, la paura di perdere l'altra persona. E qui quindi c'è un bel compromesso da raggiungere, cioè il mio benessere o è affrontare questa paura oppure continuare a farmi prosciugare le energie. E poi c'è il terzo punto, che è una vera e propria tecnica per i casi più estremi oppure per le condizioni di lavoro, ad esempio, gli ambienti in cui c'è un mood a livello professionale di lamentela che prosciuga energia, tempo, non si arriva mai a una soluzione, e allora può essere utile introdurre questa tecnica che è la tecnica del ticket, cioè dare alle persone un biglietto fisico soprattutto, perché è molto importante il fatto di averlo a disposizione in maniera cartacea, in cui dici, guarda, tu puoi utilizzare questo biglietto tutte le volte che vuoi lamentarti con una regola. Hai 5 o 10 minuti massimo per farlo, dopodiché si torna al lavoro e non voglio sentire più atteggiamenti di critica distruttivi, ma solo soluzioni creative per il bene di tutti. Ecco, questo è un buono strumento per intanto bypassare quella paura di fondo, ma soprattutto per coinvolgere quelle persone con cui siamo in contatto ogni giorno, ma con cui non abbiamo un legame come quello di parentela, un legame come quello professionale. Allora, preservarti, disinnescare attraverso la comunicazione assertiva, oppure togliere l'innesco attraverso la tecnica del ticket. Questi sono i tre metodi che oggi ti suggerisco per gestire le persone che si lamentano. Allora, se trovi che ti sia stato utile, ti invito a condividere con le altre persone questo messaggio e poi se ti va puoi dirmi, ci sono persone con cui ti relazioni ogni giorno che trovi molto difficile farlo perché si lamentano, puoi lasciarmi un commento oppure puoi inviarmi un messaggio su WhatsApp al numero che trovi in descrizione e nei commenti. Un abbraccio, alla prossima!